Dunque, ci troviamo nell'installazione di ID Lab più NABA più QDesk più Image alla Biennale di Venezia. Il tema narrativo dell'installazione è un mondo nel quale produrre energia diventa più difficoltoso, più complicato. Tuttavia, anche in un mondo senza energia, continuiamo ad avere necessità e desideri. Per esempio, abitare in un gonfiabile, che però deve essere gonfiato da una qualche forma di energia, di nuovo, che dobbiamo produrre noi. Illuminare e decorare il nostro spazio con lampade che vanno alimentate in una qualche maniera che dobbiamo inventarci, e anche comunicare e diffondere il nostro pensiero, per esempio con una radio, per esempio con questo microfono. Questo microfono è collegato a una radio alimentata ad energia solare. In esterno vedremo le altre forme di energia che intendiamo utilizzare. Siamo in esterni, fuori dal nostro habitat gonfiabile, e quello che abbiamo qui è il pannello solare e il concentratore che concentra luce sul pannello stesso. Il pannello solare produce corrente, una tensione variabile tra 6 e 30 volt, e attraverso un convertitore DC-DC alimenta un piccolo trasmettitore radio. Ovviamente tutto è un prototipo, quindi funziona poco male, con un raggio d'azione limitatissimo, però funziona. Per esempio, in questo momento le mie parole si diffondono nell'etere. Questo è un esempio di una necessità che si può immaginare, un desiderio che si può immaginare nel futuro e che comunque andrà soddisfatto in qualche maniera. Un'altra cosa di cui possiamo parlare sono le lampade a limone. Di nuovo, non si tratta di un'invenzione radicale, semplicemente l'acidità di un limone è sufficiente per creare una semplice cella elettrochimica che produce una modesta quantità di energia. Con tre di queste celle, che possono essere anche tre spicchi di un unico limone, si può alimentare un LED a alta efficienza in modo da avere una piccola quantità di luce. L'ingegnere Icchetti ha progettato per noi un efficiente generatore ciclistico che permette di mantenere gonfio il ciccio in ogni condizione. Come potete vedere alla mia sinistra, un motore elettrico usato come generatore produce corrente continua che alimenta delle ventole collocate opportunamente nei bocchettoni del ciccio. Ingegnere, prego! Spinto dalle agili gambe del nostro ingegnere Icchetti, potete vedere che viene generata una tensione, in questo caso intorno ai 12 volt, che è sufficiente per fare muovere le ventole e mantenere il nostro ciccio turgido.